È un progetto di rigenerazione urbana che porta di nuovo l'acqua ad avvicinarsi alla città e a dare tanti risultati alla città, dallo sport per il palasport, alla nautica da diporto, alle residenze, al parco della foce, la possibilità di aumentare la qualità di vita per residenti, per cittadini, per turisti. È veramente un pezzo grosso del rilancio di Genova, assieme a tutto il resto del rilancio di Genova, perché va in parallelo con tutta la parte infrastrutturale che stiamo ricostruendo, e ricostruendo in termini moderni, infrastruttura a mare, infrastruttura a terra, infrastruttura digitale. Queste sono le infrastrutture di cui la città ha bisogno per completare il rilancio. Il progetto del Waterfront nel giorno dell'anniversario della scoperta dell'America è proprio come scoprire l'America Genova. Riesce a traguardare l'obiettivo di aprire la città al mare e aprire il mare a Genova. L'utilizzo all'interno del progetto di residenziale del Waterfront delle energie rinnovabili e anche l'utilizzo delle risorse naturali che sono rappresentate dal mare, ci sono meccanismi di scambio termico che utilizzano proprio l'acqua del mare, l'utilizzo del vento con i sistemi microeolici e l'utilizzo anche del sole con i pannelli fotovoltaici fanno sì che il sistema energetico del Waterfront e delle residenze del Waterfront sia completamente autosufficiente. Rappresenta per noi un bel traguardo dal punto di vista anche della sostenibilità ambientale, della nuova visione urbanistica di rigenerazione urbana che proprio il sindaco ha inaugurato oggi. Ho particolarmente apprezzato due aspetti, lo spirito e il metodo. Lo spirito perché tutti ci siamo concentrati, come dicevo prima, con grandissima idealità e voglio anche ringraziare pubblicamente tutti i funzionari, i direttori del Comune di Genova che a 360 gradi stanno seguendo questo progetto. Il metodo nel rapporto con il privato, perché io credo che la grande differenza tra l'operazione Porto Antico nel 92 che veniva ricordata poc'anzi e questa operazione sta nel fatto che l'operazione del 92 è stata fatta esclusivamente con fondi pubblici nella logica di un appalto di opera pubblica. L'operazione del 2017 a seguire, come sappiamo, è il frutto di una sinergia importantissima tra opere pubbliche e opere private, perché una parte di quelle aree è stata venduta al privato che sta sviluppando i suoi cantieri, dopodiché c'è una parte molto importante di opera pubblica che noi in questo momento stiamo realizzando. Allora, intendersi con il privato, che legittimamente deve realizzare il suo business, da un lato. Dall'altra l'amministrazione che legittimamente su che cosa deve vigilare? Sulla vocazione pubblica di quell'area, perché la grande scommessa, secondo me, che riuscirà, e lo vedrete spero presto, è proprio questa. Noi oggi andiamo a realizzare un nuovo quartiere. Genova sta attraversando una fase di trasformazione molto, molto importante, come più volte il sindaco ha ricordato. In questa fase di trasformazione c'è la proposta di Genova come sede residenziale anche per tutti coloro che lavorano nel nord-ovest. Nel nord-ovest italiano c'è il 50% del PIL è concentrato nei paesi del nord-ovest, quindi Piemonte, Lombardia e Liguria. Ecco, tutte queste aziende, i manager delle aziende, i lavoratori delle aziende, gli impiegati, i consulenti, potrebbero scegliere di abitare a Genova anziché abitare a Milano o a Torino e usufruendo di tutte le prestazioni che questa città fornisce, fronte mare. Il progetto di oggi, che è il Waterfront di Levante, è proprio un progetto che si inserisce in questo quadro. Ci sono tanti problemi che però potrebbero essere benissimo affrontati con un'ottica moderna in cui il porto diventa anche un pezzo di vita. Quando riusciamo a farlo, come il Porto Antico e come adesso il Waterfront di Levante, noi diamo un valore enorme alla città, perché ricongiungiamo città e porto. Il porto di Genova è famoso perché ha dietro la città e la città di Genova è famosa perché ha davanti il porto. Le due cose sono inscindibili. E quando noi costruiamo una nuova diga e quindi ci riappropriamo di un pezzo di acqua, non facciamo altro che allargare la città, pensateci. Noi allarghiamo la città. Ci prendiamo della superficie in più della per la città, che ovviamente utilizziamo o come acqua o come banchine o come altre moli o altre cose di questo tipo. Quindi, per concludere, il Waterfront di Levante è certamente una rigenerazione urbana classificabile ad altissimo livello, hanno vinto parecchi premi, l'abbiamo portato da tutte le parti ed è stato ovviamente qualificato come una grandissima opera di rigenerazione urbana.
vuol dire riacquistare il valore della città, cioè investire su una delle cose importanti che abbiamo in città che gli altri non hanno. Vuol dire dare la possibilità ai cittadini di fare cose che altrimenti sarebbero difficili da fare, e vuol dire riconquistare l'area mare-porto e il rapporto tra porto e città. Ecco, questi sono valori importantissimi per noi, sui quali vogliamo investire, perché alla fine la cosa importante che come amministrazione vogliamo portare avanti è dare valore alla città, perché questo valore sia riconosciuto e alla fine abbia una ricaduta economica e occupazionale, e io direi anche culturale, alla nostra città.